Giornate difficili oggi al Westgate, certo i combattimenti sono finiti, però i pompieri, i soldati, i poliziotti hanno un compito ingrato, recuperare i corpi di quanti sono rimasti intrappolati dentro, di quanti sono morti. È difficile riuscire a carpire qualche informazione dai poliziotti, dai soldati che vanno avanti e indietro, però hanno detto che due o forse tre piani addirittura del Westgate all'interno sono crollati e sotto le macerie potrebbero esserci molti cadaveri. È molto complicato anche il lavoro proprio perché c'è un rischio di crollo continuo, quindi qualcuno ci ha anche detto cercheremo di puntellare il Westgate in modo tale che non abbiamo rischi noi stessi quando andiamo a cercare di recuperare i cadaveri. Ci sono molti misteri su questo attacco, c'è questa storia della bianca, donna bianca inglese che sarebbe stata nel comando, non ci sono informazioni, notizie su questo, che ci sarebbero stati degli altri, degli inglesi e degli americani, almeno con passaporto inglese e americano, magari di provenienza somala o araba, che avrebbero fatto parte del comando, anche di questo non si sa nulla. Speriamo nei prossimi giorni di avere delle informazioni precise, speriamo che ci lasciano entrare almeno per vedere e fotografare quello che è successo esattamente all'interno del Westgate. Noi siamo sempre qui e pronti a dare notizie, troverete gli aggiornamenti su www.africa-express.it. Da Nairobi, Massimo Alberizzi.